Carissimi Chierichetti, come va? Non ci siamo visti il martedì grasso, non riusciremo a fare insieme la gita dei Chierichetti del 1° maggio. Allora un saluto per dire che vi ho in mente e che vi penso e che voglio dirvi due parole all'inizio della settimana santa. Siamo qui nella Basilica e siamo nell'altare, il luogo che voi frequentate di più. Settimana Santa non potrete partecipare alle azioni liturgiche di persona. Allora io vi esorto a dare una buona testimonianza nelle vostre case, papà, mamma, i fratellini, i genitori. Ci sarà l'occasione di tanti collegamenti televisivi in cui ci saranno trasmesse le celebrazioni liturgiche. Partecipate bene. Date questa buona testimonianza, questo bel esempio, siate chierichetti dentro e fuori, non solo quando siete in chiesa. Una proposta, voi sapete che a Natale noi facciamo i presepi. Ecco, io lancio un concorso, un'idea, qualcosa di simile al presepio che avrà come soggetto però non la capanna di Betlemme, i Re Magi, la Madonna, San Giuseppe, ma avrà come soggetto il sepolcro vuoto di Gesù, lo spazio, il luogo della risurrezione. Allora, insieme, da soli, in gruppo, fate queste rappresentazioni, poi faremo un bel concorso, le vedremo insieme e poi daremo il premio alle migliori realizzazioni. Cari Chierichetti, buona settimana santa. Buona Pasqua, un saluto ai vostri sacerdoti e anche alle vostre famiglie, a papà, mamma, ai fratelli e alle sorelle. Non dimentichiamo i nonni, che sono molto importanti. Buona settimana santa a tutti.